e al momento di far entrare un gran bel ragazzo. Aspettate. Sì, è un campione. Aspettate. Che cosa? Che stai dicendo? Sono fidanzata. Sono fidanzata, Jessica, sono fidanzata. Il suo mantra. Andate avanti. Sono brava, sì, così, fai la brava, mi raccomando, non voglio cose incongrue in questo programma. Ladies and gentlemen, Luigi Pusan. Ciao, ciao, ciao. Prego, si accomodi, la medaglia ciao. Dove l'hai lasciata? La medaglia, non ce l'ho. Grande campione di karate con una musica che io adoro e che hai scelto tu, Money for Nothing. Yeah. Dire Straits, perché? Così. No, ascolto prima, un po' prima, dopo le gare, ascolto questa musica. Ascolti qua, questa e ti dà la carica? Sì, mi rilassa, mi dà la carica, un po' tutto. Vedi, è come da sempre. Io ascolto un po' tutto in generale, però... Allora, sappiate che questo bel ragazzo... Jessica, smettila. Spostati, che non posso fare un'intervista. No, lo sto guardando. Di decente a una persona. Sei siciliano? Sì, però vivo a Roma da 10 anni. Che è successo? Scusaci, Luigi, è un caso umano, purtroppo. Sicilia va, la Sicilia... Noi l'abbiamo accolta, ma diciamo è una ragazza che ha delle sue complessità. Complessità, è bellissimo. Iniziamo bene. Allora, sono molto orgogliosa di averti ospite, peraltro voi dovete sapere che Luigi viene da una famiglia tutta di come si dice? Karatechi. Karateka. Una famiglia karateka. Papà, mamma e le due sorelle tutte hanno studiato, praticato il karate, sì, e tu sei arrivato fino all'oro olimpico. Sì, sì, sì. Tuttora praticano ancora il karate, fanno parte una mia sorella del centro sportivo Carabinieri, l'altra della penitenziaria. E l'altra, che è la più grande, che è avvocato attualmente, ha fatto pure karate. Quindi in passato. Quindi quando vi incontrate fate così, come invece di stringervi la mano. Calcio e pugni. No. Non esageriamo. E allora, per completare il quadro di questa bella famiglia, ci sono collegati, sono già arrivati? Non ancora. Va bene, mo ci arriviamo allora. Luigi, vabbè, è inutile chiederti cos'è stata l'emozione dell'oro olimpico, perché te l'avranno chiesto tutti, però è giusto che anche ce la fai condividere un po', no? Ma guarda, è stata un'emozione fantastica, grande, perché... noi del karate non siamo mai stati olimpici, è la prima edizione. Io ho fortunatamente una carriera brillante alle spalle, con titoli mondiali, europei, però mi mancava questa cosa qua che sognavo da sempre. Quindi è la prima occasione, sono riuscito a portare a casa il massimo, la medaglia d'oro che la sognavo da piccolo. Hai centrato il suo obiettivo alla prima occasione, ti sei anche tolto la mascherina nell'euforia, non so chi ti ha detto che poteva pure essere multato. No, mi volevano multare perché i giapponesi sono molto rigidi, però l'inno dovevo cantarlo senza mascherina, onestamente mi dava fastidio questa mascherina, quindi l'ho abbassata, poi anzi non mi hanno multato però... Senti, poi siete rientrati, siete andati da Mattarella, avete insomma... Vabbè, sì. Grande. E poi lo sentivate anche l'idea, questa responsabilità, tra virgolette, di essere anche portatore di un riscatto nazionale rispetto al periodo buio della pandemia? Ma alla fine è stato così, ognuno di noi dentro aveva questa rivalsa di questo anno e mezzo dove ci sono state cose molto più gravi dello sport. Però dentro avevamo questa cosa che abbiamo subito, addirittura che volevano cancellarle, che non volevo, e per noi è l'obiettivo di 4 anni, quindi è un obiettivo importantissimo. Quindi anche sfasare la preparazione, rimpostarla da capo, aspettare, sì, no. Però tu sei abituato agli stop and go e anche a superare le piccole difficoltà della vita, mi sa, perché l'ha raccontato. Però è già sempre bene... Posso mettermi pure io così? Ricordarlo. Un po' comodo. No, però tu ti devi mettere così, devi imparare... Fai no, così non riesco perché ho i muscoli alle gambe, quindi... Cioè, come ti puoi mettere con la gambetta così? No, così, pur rilassato, stile... Tu ti puoi mettere come ti pare, stai tranquillo. Okay. Diciamo Jesse, che... posso? Come ti pare, quello che te lo mette qua... No, io ho imparato quando sono arrivata a Rai 1 a mettere le gambe così, perché sennò no, io non ci riesco, non sa cavallo. Va bene, questo bel ragazzo, quanti anni avevi quando eri cicciottello? Ma da sempre sono stato cicciottello, da piccolo fino a 12 anni, 12-13 anni. E lo chiamavano? In ogni posto che vado, mi piace ripetere questo nome. Cioè, è troppo divertente, in realtà è orribile. Arancino con i piedi. Arancino con i piedi, che è una roba terribile. Infatti ancora quando lo dice adesso mi fa male, no? Noi qui siamo... Che poi, vabbè, non sei un ragazzino... No, qua già ero, un po' più magro qua. Quanto pesavi? Ma io pesavo sui 96-97 kg. Con altezza? Molto più basso da adesso, certo. 1,60. E perché mangiavi così tanto? Avevo fame. C'avevo sempre fame. Allora, ma ancora ora ce l'ho, però ora riesco a gestirla. Però. Perché poi avrete anche dei vincoli sul peso, immagino. Molti vincoli. Faccio 75 kg, ogni volta calo 3-4 kg.
prima delle gare, eh? Eh sì, perché normalmente sono 78-79 kg e poi la devo come pesare. Come fai a dimagrire? No, vabbè, abbiamo lo staff tutto per noi, nutrizionista, fisioterapisti, osteopati che ci regolano tutti. Allora, mi devo scusare perché prima l'ho detto ridendo, perché, anche perché poi so che tu, per te non è una cosa tragica nel raccontarlo, per cui mi permetto di farlo, però voglio sempre ribadire qui, una volta per tutte, sempre, costantemente, che non ci sono corpi non conformi, tutti i corpi sono belli, quindi nessuno deve essere insultato, deriso per il proprio aspetto fisico, quindi è una cosa che noi non ci stancheremo mai di ripetere. A te ti prendevano in giro? Sì, sì, assolutamente, però io te lo racconto così perché avevo una grande autostima, dovuta forse appunto sempre a papà che mi ha con la palestra, però io, se posso lanciare anche un messaggio, questa autostima qua, o questa cosa che dici tu di combattere perché ci sarà sempre, quella vita che funziona così, si può risolvere intanto con appunto l'iscrizione alle palestre, ma un qualsiasi sport, però a me le arti marziali mi hanno salvato la vita in due... Mi hanno salvato la vita su questo punto di vista qua, perché comunque vai in palestra e l'autostima ti cresce, perché fai delle cose difficili, inizi a fare cose veramente, pratichi il karate, che è un'arte marziale, ti dà spiritualità e ti educa l'anima. E poi anche perché io faccio parte di un paesetto siciliano di Avola, dove la brutta strada era più vicina di quella certo. Che poi sono diventato anche una forza dell'ordine, un carabiniere. Quindi mi ha salvato in due ambiti della vita mia. Quindi... Cioè ti è capitato anche di avere contatto con persone che potevano portarti su una cattiva strada? Sì, ma sì. Ho fatto, ma anche le amicizie, ma che a tuttora mantengo, però poi vedi ragazzi che adesso sono con niente in mano e io ho una posizione e sono un punto di riferimento per questi ragazzetti. E questa cosa che dicono di arancine e di insulti subiti, lo dico perché magari un ragazzo che adesso sta subendo questo può vedermi... E se, però lui ce l'ha fatta e dico che chiunque ce la può fare, perché come hai detto tu, tutti a nostro modo siamo unici nella nostra fisicità ma anche nella nostra vita, quindi questo che è il messaggio. Esatto, che ce la potete fare nel realizzare le vostre ambizioni, ce la potete fare a essere quello che volete essere, ce la potete fare comunque anche se non siete imperfetti, perché tanto siamo unici e imperfetti tutti. E ora do il benvenuto a questa famiglia che ho già evocato. Papà Nello, benvenuto. Mamma Paoletta e le sorelle Stefanie e Cristina. Chi è Stefanie e chi è Cristina? Che belli che siete! Tutti collegati da Avola, provincia di Siracusa, luogo bellissimo. Grazie. Allora, tu mi hai detto papà mi ha sempre infuso... Sì, Avola che la chiamano la perla sul mare. Certo, infuso una grande autostima. Perché diciamo il primo karateka, chi è della famiglia? Il papà o la mamma? Il papà. Ma vi siete conosciuti sul tappeto? Il papà che pratica karate dal 72. Anche a livelli, diciamo, notevoli. E investire su Luigi quanto è stato importante? E non avevi timore anche di, diciamo, sovrapporti troppo a quelle che potevano essere le sue, diciamo, inclinazioni, che magari erano diverse? Tu hai messo tutti sul tappeto di karate? Sì. Effettivamente tutti sul tappeto di karate, diciamo mia moglie non faceva karate, però quando ci siamo conosciuti poi insomma lei si è dovuta adeguare ai miei tempi e al mio sport, e poi piano piano pure lei è salita sul tatami e ha iniziato a fare karate. Signora Paoletta, ma si è dovuta adeguare, cioè suo marito le ha detto o fai karate oppure non ti sposo, oppure non ci sposiamo, com'è andata? Ma lei le piace, mi auguro. Non sarà stata costretta. No, assolutamente. Sì. Tanto no. No, non mi ha costretta. Comunque è stato anche un mio piacere praticarlo. Luigi, ma che cosa ti dà il karate? Perché tu hai parlato anche della spiritualità, no? Sì. Non devo dire, mia mamma si è vestita come se dovesse andare a un matrimonio, che dovrei recitare collegata. Ma non si dicono queste cose, no, scusa Luigi. Dei figli. Cioè, è vestita carina, perché scusami, è un bellissimo vestito. Capello fatto, vestito, tutto sistemato. Signora, quando torna, niente passi. Canzone, cioè, quando torna, punizione, si dice. Fantastico. Quando torna a digiuno, guarda, Gigi. Va bene, Gigi, va bene. Quando torni a digiuno. Va bene. Sì. Sta così sì. Bella. Questa me la segno. Senta, Nello, ma se Luigi fosse venuto da te e ti avesse detto voglio fare invece di karate,
che so, il calciatore, il ballerino, qualunque altra cosa, come avresti reagito? No, ma guarda che da piccolo io li ho lasciati sempre liberi delle loro scelte. Addirittura portavo io Luigi perché c'è stato un periodo che lui mi disse che voleva fare calcio, gliel'ho portato io direttamente a praticare al campo sportivo, a praticare calcio, perché avevo il piacere che lui provasse le cose che gli andavano bene. Non li ho costretti mai i miei figli a fare il mio stesso sport. Che lo sport per farlo a certi livelli lo devi amare, altrimenti fai un mese qua, un mese là e poi lasci stare, lasci perdere. Giusto, molto, un discorso molto intelligente, una persona molto intelligente. Tu hai mai sentito la pressione di papà? Perché tu mi dici, papà mi ha sempre dato una grande autostima, cioè cosa ti diceva e hai mai avuto la paura di deluderlo? Quella sì, c'era, perché comunque lui in passato è stato un grande atleta che ha vinto i campionati italiani e poi in Sicilia era già un nome molto importante, quindi si aspettano tutti il figlio del maestro, figlio del maestro Busà, e già da lì comunque non volevi sbagliare per non deluderlo. Poi pian piano comunque capisci che alla fine i genitori ti amano a prescindere, che se tu diventi un campione che tu lo fai solo per hobby, e quindi certo, però dentro di me c'è sempre, addirittura anche adesso, la voglia di renderlo felice, però non c'è più la cosa che sbagli, cioè se sbagli lo sai che comunque poi ti amo a prescindere, non c'è anche problema. Perché più dell'oro olimpico non so cosa vogliamo conquistare. No, più di questo non gli posso portare, quindi adesso ho finito. Adesso sono contento oppure no? Ora mi sto preparando, ora che fra un mese ci sono i mondiali a Dubai, che tutti mi dicevano di non farli perché sai, dopo una grande impresa riconcentrarti, di fare il peso, fare la dieta è difficile. Invece io mi sento in forma, ancora mi diverto e quindi ho voluto farli. Della famiglia, chi è stato il primo o la prima a chiamarti dopo l'oro olimpico? Ma mi hanno chiamato tutti e tutti, solo che io ero a fare il doping e mi ero dimenticato il cellulare nella borsa, quindi stavo impazzendo che volevo chiamare. Sto doping, prima che facevo VIP, sono passate 2 ore e quindi loro sono impazziti. E poi ho fatto io la videochiamata a tutti, erano tutti a casa, perché lì erano le mezzanotte, quindi in Italia erano 7 ore indietro, quindi erano insieme che avevano appena finito di festeggiare e esultare. Dove l'avete visto Luigi? Tutti insieme? Stavate in casa? Cosa... Raccontatemelo quel momento in cui avete visto trionfare vostro figlio e vostro fratello. Prego. Vai Stefani, dai. Vabbè, parlo io, hanno deciso loro. Allora, sì. Niente, praticamente premetto che io... T'hanno deciso. Premetto, io non guardo mai Luigi gareggiare, è un mio limite, quindi io ero in camera da letto con Gesù Cristo qua che passeggiava e pregava per lui, piccola parentesi. Tutto il resto della famiglia era in cucina, era in sala, sì, in sala, che insomma guardava questo incontro, e in automatico io cercavo di capire a che punto era in base alle loro voci. Quindi ogni volta che Luigi segnava, per me era finito l'incontro, uscivo e tutti mi mandavano di là, no, via, di là che non è ancora finito, che porti male. Tu va bene, ok, e andavo di là. Quindi poi abbiamo capito che fino a quando poi la voce è stata un'altra, quella proprio, cioè esultavano, quindi quella della vittoria, e lì sono uscita e ci siamo abbracciati tutti. E abbiamo pianto e abbracciavamo anche la TV. No, hanno esagerato. Abbracciavate la TV. Esagerato, perché c'è la Rai e hanno fatto una pessima figura. Guarda. No, ma non smetti di essere così censorio, sta qui a criticare tutti. Zitto, campione, zitto. Non è vero. Dai, Stefania, no. Allora, 2 cose volevo aggiungere, perché so che Stefania avevi già vinto un titolo, però da 16 anni hai lasciato il karate, adesso fai l'avvocato. Ti manca un po' l'agonismo? Il friccichio della sfida? Guarda, il karate sembrerà magari, non lo so, detto, ridetto, però a me mi ha formata proprio tanto caratterialmente. Sì, a me manca l'odore del tatami. Ogni tanto mi capita di passare in palestra quando magari chiudo un po' presto lo studio e mi piace quell'odore proprio di sudore. Però mi ricorda un sacco la mia adolescenza, la mia giovinezza. Non che ora io sia vecchia, però dico, cioè... Vabbè, certo. Me lo ricorda. Una fase della sì, tua vita. Sì, mi manca. E invece mi Lorena, manca. Lorena, stavi anche tu per andare a Tokyo, giusto? Lorena mi sa che però non c'è con lei. Ah, Lorena non c'è qua. Cristina. Lorena non c'è. Perché Lorena a Roma lei. Non c'è, no. Anzi, la salutiamo. Ecco. Ciao, Lori. E Cristina, invece tu sei esente dalla passione di famiglia? Cristina. Oppure no?
Sì, no, io anch'io faccio parte del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, anche io pratico karate, quindi quando Luigi scende qui ad Avola ho la sfortuna che si vuole allenare con me e ne prendo di botte, però poi a casa mi rifaccio. C'è un rapporto bellissimo. Senti Luigi, invece Lorena che non ha centrato le qualificazioni, come l'hai consolata, d'altra tua sorella? Allora, Lorena ha fatto tanto un percorso bellissimo perché lei ha cambiato categoria. Lei faceva una categoria più alta e è scesa, quindi ha fatto un calo peso importante ed è partita da 200esima nella ranking ed è arrivata, se non sbaglio, 18esima. Quindi gli mancavano Ce la 1500 farà la prossima punti. volta, dici te. Mi sa che è grandetta, 35 è l'ultima opportunità per lei. Come l'hai Però consolata? Come vi no, gli ho detto che, nel senso che a volte se uno deve vedere il percorso che fa, più di quello, onestamente, se faceva più di quello, era una sorpresa per tutti, perché uno deve vedere no, anche dei limiti, no, i limiti, però le caratteristiche che ha, e lei ha fatto, secondo me, più di quello che poteva fare, perché gli mancava dell'esperienza importante, è un'altra categoria, quindi le distanze sono tutte diverse. Quindi ho detto, non ti puoi rimproverare nulla, certo, poi manca l'obiettivo, è normale che E la forse consoli, anche però. questo è un grande insegnamento che dà lo sport, no? Essere Sì. consapevoli dei propri limiti e non prendersela se non si riesce a superare. No.